Il giornale radio di Centro Network. Bentrovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollono. Guardia di Finanza Napoli, controlli anti-Covid, sequestrate 6.000 mascherine protettive e gel igienizzante non a norma, arrestato anche un pusher con il reddito di cittadinanza. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, del gruppo di Torre Annunziata, nel corso di distinti interventi, ha sequestrato, all'interno di un deposito di Gragnano e presso un importatore di Poggio Marino, hanno riscontrato che le mascherine protettive, del tipo FFP2 e FFP3, venivano prodotte senza alcuna autorizzazione sanitaria e con false indicazioni e attestazioni di conformità, sequestrate diverse centinaia di confezioni di gel disinfettante, oltre 6.000 mascherine protettive non a norma. In altra operazione, è stato tratto in arresto un pusher 31enne, originario di Scafati, sorpreso nel centro di Torre Annunziata a bordo della propria auto. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.